Cristiano Ronaldo è una leggenda, ma sapevi che suo figlio è uno dei più promettenti talenti del calcio? Oggi daremo uno sguardo più approfondito per rispondere a una domanda: quanto è bravo Ronaldo Junior? Perché sa giocare piuttosto bene. Ecco 14 esempi e iniziamo con questo. Un bel tiro in porta e l'esultanza sembra familiare. Ma partiamo dall'inizio. Nell'estate del 2010, Ronaldo ha sorpreso il mondo intero con un messaggio. Lui sarà padre. La madre è ancora sconosciuta. Si dice che Ronaldo abbia messo incinta una donna negli Stati Uniti e l'abbia pagata per avere la custodia esclusiva. In un'intervista del 2015, Ronaldo ha detto che suo figlio non sa chi sia sua madre, ma quando sarà il momento giusto gli spiegherà tutto. Poiché all'epoca Ronaldo giocava per il Madrid, non aveva molto tempo a disposizione, così sua madre lo aiutò a crescere il piccolo Ronaldo. E sì, il suo nome è Cristiano Ronaldo Junior. Per questo motivo viene spesso chiamato Cristianinho, che significa piccolo Cristiano. E onestamente, crescere come figlio di Ronaldo non è poi così male. Viveva in una bella casa nella zona signorile di Madrid, aveva una piscina e ha imparato subito a conoscere le veloci auto del padre. Olha, qual è il carro che falta? Di pur. Vè bene. Lamborghini. Ma non tutto è stato facile per lui. Suo padre è uno dei più famosi giocatori di calcio di tutti i tempi e le persone paragonavano costantemente i due. Ma c'erano anche dei vantaggi. Poteva imparare da uno dei migliori al mondo. E quando Ronaldo passò alla Juventus nel 2018, il piccolo Cristiano ebbe un'occasione incredibile. All'età di 8 anni fu accettato nella squadra giovanile e non se la cavò male. Mi ricorda molto suo padre e, a proposito di Ronaldo, ha segnato uno dei gol più leggendari di sempre contro la Juventus. Quel folle tiro in rovesciata. Allo stesso tempo suo figlio ci ha dimostrato di aver osservato da vicino suo padre. Sì, non so cosa ne pensiate voi, ma il ragazzo ha del potenziale. Suo padre non era noto solo per i grandi dribbling e i forti tiri. No, anche i suoi calci di punizione non erano così male. It's Ronaldo. E anche Ronaldo Junior ha cercato di imitarlo. Anche Ronaldo e la sua ragazza, che stavano guardando la partita, sono rimasti impressionati. E si potrebbe dire: ehi, ha colpito bene la palla per sbaglio. Ma Cristiano Junior ci ha mostrato le sue abilità nel calcio di punizione durante l'allenamento della Juventus. E l'anno prima, dopo una partita della nazionale portoghese, Ronaldo stava giocando un po' con suo figlio in campo. Anche Ronaldo è rimasto impressionato. Durante la sua permanenza nell'Under 9, il piccolo Cristiano ha segnato 58 gol e fornito 18 assist in 28 partite. Questi sono i numeri che siamo abituati a vedere da Ronaldo Senior. Vuoi un altro esempio delle capacità del piccolo Cristiano? Che ne dici di questa tripletta? Primo gol. Secondo gol. E terzo gol. Non male. E sai anche cosa non è male? Stiamo regalando una maglia per ringraziarti. Se vuoi vincere, iscriviti e scrivi nei commenti quale maglia vuoi. Maggiori informazioni nella descrizione del video. Cristianinho ha anche vinto un torneo con la sua squadra Under 9 in cui è stato nominato miglior attaccante. E Ronaldo, sì, era visibilmente orgoglioso e non senza motivo. Ma il 27 agosto 2021 un nuovo capitolo per l'allora undicenne Ronaldo Junior. Suo padre è tornato dove tutto è cominciato, Manchester United, e non ha avuto un brutto inizio. Fred. Now they knocked it down. Lingard. Ronaldo! Anche suo figlio è passato dalle giovanili della Juventus al Manchester United. Lì ha giocato ad esempio con il figlio di Wayne Rooney, un vecchio amico di suo padre. Al Manchester United, Ronaldo Junior ha continuato da dove ha lasciato in Italia. A ver. Il pallone. Gol di Ronaldo, che marca también su tanto, è il quinto e lo celebra.
Chi era il più grande concorrente di Ronaldo? Lionel Messi. I due hanno dato vita a incredibili show-off, in campo ma anche fuori dal campo, ad esempio quando lottavano per il pallone d'oro, e una cosa che Messi fa come nessun altro è il suo leggendario dribbling. Ma a quanto pare Ronaldo Jr. lo ha osservato da vicino. Ronaldo che in linea de fondo la pisa. Ui, come si è marciato Ronaldo, la bicicletta che ria. Ma non si è limitato a copiare le mosse di Messi. Questo dribbling mi sembra familiare, vero? Sì, mi ricorda Ronaldo durante i suoi primi giorni al Manchester. Dopo il suo ritorno a Manchester, Ronaldo Senior ha segnato alcuni bei gol, tra cui questo dopo un bel passaggio di Matic. Il figlio di Matic giocava nelle squadre giovanili dello United, proprio come il figlio di Ronaldo, e così i due hanno dimostrato di essere abili quanto i loro padri. Non male, e sai cosa piace fare anche a Ronaldo Senior? Giocare la palla tra le gambe degli avversari. E suo figlio ci ha mostrato lo stesso trucco durante una partita. Probabilmente ce ne saranno altri nel corso della sua carriera, ma sappiamo tutti cosa sta per succedere. Alla fine del 2022, la sorpresa. Ronaldo era infelice a Manchester e così lui e lo United hanno rescisso il contratto e si è trasferito all'Al Nassr in Arabia Saudita. Un accordo estremamente redditizio per lui, ma è stata la fine della carriera calcistica del giovane Ronaldo Jr. Anche suo figlio è entrato a far parte della squadra giovanile dell'Al Nassr e ha giocato bene. Oppure, che ne dici di questo bellissimo tiro da lontano? Pare che si stia già allenando con giocatori di 2 anni più grandi di lui e secondo le indiscrezioni sta già pianificando il suo prossimo passo. Voglio dire che suo padre, segnando di casa quando aveva 12 anni per unirsi alle squadre giovanili dello Sporting Lisbona per iniziare la sua carriera. Ronaldo Jr. ora ha 13 anni, quindi forse lo vedremo presto nelle migliori squadre giovanili europee. Ha sicuramente il potenziale, o cosa ne pensate voi? Ecco altri esempi. Vuoi vedere come Ronaldo è diventato una superstar? Guarda questo video.